Buongiorno dal telegiornale dell'arte. Con l'Italia colorata quasi tutto in giallo, andiamo a vedere le notizie del mondo visivo. Il sito archeologico di Pompei riapre a partire da domani. Raffaello da Brescia vola a Zagabria, esposta 110 opere al Museo delle Arti e dei Mestieri. Il Maxi di Roma lancia il Legendary Ticket, un biglietto valido addirittura 100 anni. Svelati i proprietari del Caravaggio di Madrid. È la famiglia Pérez de Castro. Interior Measure è il titolo dell'installazione di Anna Scalpi, ospitata all'interno del Teatro Sociale di Trevi. Passiamo alle notizie nel campo musicale. È scomparsa lo scorso venerdì la grande artista Milva. Il concerto del 1° maggio a Bologna andrà in scena all'Estragon Club. A Perugia, il sipario di una fabbrica si è aperto alla musica e alla cultura. Il concerto registrato sarà disponibile il 1° maggio sui canali social del comune di Città di Castello. Ed ora il cinema. Nomadland, favorito agli Oscar. Gli Oscar 2021 dedicheranno un'attenzione speciale anche ai tecnici, musicisti, truccatori, montatori, costumisti, editors, effetti speciali. Tutto quel dietro le quinte che rende possibile l'industria dei suoni. Nuove date per Far East Film Festival dal 24 giugno al 2 luglio. Si torna in sala da Minari ai Blockbuster. Riapriranno prima le sale cittadine. Ora passiamo alla moda. Eccentricità, amore libero sono i concetti chiave che declinano il vocabolario fashion di Burberry per il Woman Who's Wear. La moda è resuscita un antico borgo, Asproni nel Sulcis. Filippo Grandulli ha scelto questo luogo per la sua nuova collezione autunno-inverno 2021-2022. La cultura digitale è Firenze, con i suoi luoghi iconici, visti attraverso gli occhi dei giovani studenti del Polimoda. Ecco la mostra digitale Postcards from Florence. Grazie per averci seguito fino a qui. Vi aspettiamo il prossimo lunedì.